Buongiorno a tutti. Aspetto come al solito che entri qualcuno, altrimenti parlo da sola. Buongiorno a tutti. Come va, ragazzi? Buon lunedì mattina di questa settimana corta. Ho pensato nella mia pausa pranzo di fare la mezz'oretta di diretta un po' canonica per raccontarvi di questo periodo, di un po' di cose che sto valutando, un po' di cose che succederanno. Ciao a tutti. Allora, primissima cosa riguarda l'abbonamento. Chi è abbonato lo sa, l'ultima diretta di ripasso ci sarà giovedì 25. Io ho già trasferito tutti i video in Drive in modo che alla scadenza dell'abbonamento voi abbiate tutto sempre disponibile. Buongiorno, dice qualcuno che sta impazzendo tra TFA, iscrizioni varie, GPS, concorso CLIL. Ciao a tutti. Allora, intanto stamattina vi ho pubblicato un reel in cui vi ho elencato tre cose da fare prima della pubblicazione delle GPS. Purtroppo sono riuscita a condividerlo nelle storie solo ora perché Instagram non mi faceva pubblicare delle storie. Non so, ogni tanto decide che non funziona. Comunque, la piccola novità che c'è riguardo alle graduatorie è il fatto che il Ministero ha aperto la pagina web informativa sulle GPS, quindi non ha aperto le istanze, però ha aperto la pagina in cui dice graduatorie 24-26, cioè la pagina è pronta, almeno quella. L'abbonamento lo puoi disdire attraverso le istruzioni che ho lasciato proprio nel primo video. Quindi se segui il primo video trovi il link per disdire l'abbonamento. Dopodiché per le graduatorie quindi siamo in attesa. Per quanto riguarda il TFA, sto facendo una riflessione personale molto complessa, nel senso che vi dico la verità. Questo è il mio quinto anno su sostegno, considerando gli incarichi annuali. Prima ho fatto qualche supplenza, sempre su sostegno, più saltuaria, qualcosina anche all'infanzia. Ok, io pensavo, sì, non ci sono scadenze per abbonarsi. Io pensavo di essere tagliata per il sostegno, cioè pensavo di voler fare l'insegnante di sostegno nella vita. Ok, questo lo pensavo fino all'anno scorso. L'anno scorso ho avuto un'esperienza molto negativa, ma non negativa nel senso di brutta esperienza come ne possono capitare tante. Ho avuto un'esperienza che mi ha messa in seria difficoltà. Un'esperienza che ho portato a termine con non pochi problemi, incluso un infortunio di piccola entità, per carità, per carità, però io sono arrivata a giugno dell'anno scorso che ho detto sostegno mai più, sinceramente. Poi, quando ho dovuto selezionare le preferenze, vi racconto proprio la verità, cioè non raccontiamoci ipocrisie perché non ha senso. Quando ho dovuto selezionare le preferenze, mi sono trovata davanti a un panorama in cui purtroppo cioè mi sono detta o metti preferenze su sostegno o quest'anno non lavori. Anche perché io, pur essendomi laureata in formazione primaria l'anno scorso, mi sono laureata il 6 luglio e le graduatorie si sono chiuse il 30 giugno, quindi non ho fatto in tempo ad aggiornare la prima fascia, sono rimasta in seconda fascia. E per la proiezione che mi facevo, mi sono detta: ok, se non metti preferenze sul sostegno, non lavori. Nonostante questo, nutrivo delle pallide speranze di avere un posto su posto comune, magari anche al 30 giugno piuttosto che al 31 agosto, perché era arrivata al punto di dire: va bene, ok, niente 31 agosto. Quando è arrivata la convocazione a settembre e ho letto un'altra volta sostegno, e mi rendo conto che sto dicendo una bestialità perché
effettivamente sto dicendo una bestialità, però quando è arrivata la convocazione su sostegno a settembre io sono scoppiata in lacrime, perché era sostegno un'altra volta. Era un sostegno 31 agosto, quindi un ottimo contratto, per carità. Però io la prima reazione che ho avuto, ho detto: signore, un altro anno no. È difficile da capire e mi rendo conto che sia stata una reazione comunque sbagliata, perché è un'ottima opportunità che tanti vorrebbero, nel senso, però è la verità. Io sapevo che avrei fatto il concorso, ovviamente. So anche che l'immissione in ruolo da prima fascia per il sostegno non è automatica, quindi viene riconfermata di anno in anno, eccetera. Ora cosa succede? Che siamo in ballo col concorso e che sono gli ultimi 2 giorni per iscriversi al TFA. Cioè, io sto parlando dell'Università di Udine, perché io lo andrei a fare a Udine, dove mi sono laureata, non vado in altri, non considero altri atenei, e per un fatto di vicinanza e per un fatto di conoscenza già dell'ateneo, dei professori e di tutto quanto. Non ho valutato altre opzioni. Vi dico la verità, cioè io sto facendo i conti un pochino con me stessa, con la statistica, con la fortuna, un po' con tutto. Le possibilità di passare questo concorso sono molto basse. Anche se concorro per una delle regioni che ha più posti in assoluto, però siamo 2060 persone contro 342 posti. Per cui, cioè, io veramente mi sono fatta dare una mano da amici che fanno statistica, calcoli, però le possibilità sono basse. E la forza di volontà contro la matematica, non lo so. La fortuna forse contro la matematica ce la potrebbe fare, ma e quindi io la questione del TFA la sto purtroppo considerando. Non nel senso, non purtroppo, nel senso che da quando c'è in ballo questo emendamento che deve essere ancora confermato, no? Che riguarderebbe l'immissione in ruolo diretta da prima fascia, lo sto considerando. E sono molto combattuta, perché io so che non lo farei per fare l'insegnante di sostegno a vita, perché non me la sento. Perché il sostegno è bellissimo, la qualità dei rapporti che si creano col sostegno sono qualcosa di spettacolare. Io ho avuto dei bambini in questi anni che hanno staccato ognuno un pezzo di cuore. Però è molto complicato. È molto molto complicato. E finché non ti capita l'esperienza difficile, non ti rendi conto di che cos'è. Cioè, io vi dico la verità, ho fatto, questo è il quinto anno su sostegno. 4 anni su 5 ho detto wow, nel senso che comunque sono delle situazioni in cui c'è da fare, per carità, non è che vai lì e scaldi la sedia, però sono delle cose su cui tu hai un'efficacia, puoi lavorare, puoi cercare di migliorare la situazione. A me l'anno scorso è capitata una situazione, ragazzi, in cui mi veniva da piangere dalla mattina alla sera. In cui rischiavo, devo dirvi che rischiavo la galera, non lo so, rischiavo l'incolumità, rischiavo qualsiasi cosa, in cui stavo anche male a livello proprio di clima di scuola, perché quando ti prendi dei calci e c'è gente che si chiude la porta e lascia che tu prenda dei calci, così non è molto carino e simpatico. Io non penso, adesso per rispondere ai commenti che state lasciando, io non penso che la discriminante di questo concorso siano i titoli e i servizi. Perché un anno di servizio vale 2 punti, cioè un anno di servizio vale quanto una crocetta allo scritto. Io non penso che sia questo, anche perché so con certezza che tantissima gente ha dichiarato servizi che poi non verranno riconosciuti, perché tanti non hanno capito che il servizio che vale è solo quello specifico, quindi non solo nel grado, ma anche nella classe di concorso specifica. Penso che la discriminante sia proprio una questione matematica. E
e la questione della domanda disciplinare che comunque vale un tot e che sarà selettiva, ma a prescindere, cioè a prescindere. Devo considerare comunque di non vincerlo, ragazzi. Non è che per quanto uno voglia essere ottimista, guardando avanti, poi io faccio molta fatica a vivere il mondo del precariato con il fatto che io sarei proiettata, cioè mi dà fastidio non sapere, non capire che fine farò. E quindi cerco sempre di considerare tutte le prospettive. Io sto considerando il TFA, sto considerando di iscrivermi al TFA con non poca difficoltà, devo dire, perché mi dispiacerebbe, perché non l'ho ancora fatto, però mi dispiacerebbe iscrivermi ad un percorso di specializzazione e farlo solo nell'ottica che un concorso per il posto comune non vada bene. Perché penso che sia un insulto verso una professione che ha tante problematiche, tante, però non lo so, moralmente so che non lo farei come prima scelta e quindi questo mi mette un po' in difficoltà. La questione del lavorare sereni, sì, è vero. Io, per esempio, quest'anno sto lavorando molto serena su sostegno, ma non lavorare sereni è la cosa peggiore che possa capitare, ma veramente, ve lo giuro. È stato tremendo. Poi, tra l'altro, avevo l'ultimo anno di università, dovevo scrivere la tesi. Io tornavo a casa e piangevo. Poi, ovviamente, non mi mettevo qui davanti a raccontarvi queste cose perché non era possibile, e sono anche convinta, tra l'altro, che questa cattiva esperienza non sarebbe stata così cattiva se io avessi trovato un clima diverso intorno, in termini di proprio, no, di solidarietà da colleghi, da parte dell'ambiente in generale. No, questa cosa che sarà l'ultimo TFA è una stupidaggine. Non so perché ogni anno viene detto che è l'ultimo TFA, non è vero. E, tra l'altro, io con gli anni di servizio che ho potrei anche tentare di prendere cioè di accedere alla riserva dei posti e quindi non fare le prove preselettive. La questione della prova preselettiva del sostegno non è che mi preoccupi tanto, perché se dovessi farla dico vabbè, più o meno sono gli stessi argomenti del concorso, do una ripassata, un'approfondita maggiore all'aspetto delle disabilità e ok. A me appassiona la questione dell'inclusione, chi se avete visto dei miei video, la parte della legislazione che mi piace di più è quella. Ma perché tutto nasce da ho avuto un prof fantastico di pedagogia speciale all'università, ho cominciato a coltivare da lì proprio la passione in astratto per questi temi. Poi quando ho cominciato a lavorarci a scuola, mi appassionava ancora, cioè io ho fatto parte di commissione inclusione pur essendo ancora studentessa, perché 2 anni fa mi pare, sì, perché mi piaceva proprio l'idea di buttarmi nella mischia e di provare a formarmi anche attraverso l'esperienza diretta, no? Da un lato dico, ok, se non passi il concorso e non fai il TFA, vai avanti con le GPS, tanto comunque io ho la fortuna di stare in una regione, in una provincia in cui lavoro e lavorerei. E quindi dico, ok, la questione del ruolo, il tarlo del ruolo è un diavolo tentatore, lascialo stare. Se non sarà destino il concorso, sarà destino col prossimo concorso, con quello dopo, insomma, prima o poi si entra, voglio dire. Dall'altro lato, devo dire la verità, cioè sono umana, ragazzi, dall'altro lato hai tante cose in sospeso nella vita. Per cui dici, cavolo, però se sto ruolo arrivasse adesso col concorso o l'anno prossimo col TFA, non sarebbe male. Allora, il TFA è un'esperienza che va oltre la possibilità di diventare insegnanti su sostegno. Io sto finendo l'ottavo ciclo e probabilmente rimarrò sulla disciplina con nuove conoscenze fondamentali. Io ti dico la verità, Nadia,
proprio fuori dall'ipocrisia. Sono d'accordo che sia una formazione fondamentale, però io non credo che con tutto l'egoismo che mi potete attribuire, sincerità 100%, non credo che lo intraprenderei con i sacrifici che richiede, il dispendio economico che richiede, eccetera, eccetera, se non volessi diventare insegnante di sostegno. Non, cioè, anche magari solo per un breve periodo, però io no, non credo che lo intraprenderei mai come formazione fine a se stessa, è troppo impegnativa e anche a livello di risorse economiche. Poi ci sarebbe il blocco, cioè nel senso il vincolo di rimanere su sostegno per 5 anni, quindi ci si farebbe un ciclo prima di poter chiedere la mobilità. Però devo dire la verità, io per come la vedo io, se faccio il TFA è perché poi voglio andare a fare sostegno. Non, per il modo in cui è organizzato, per i sacrifici che richiede, non credo che lo terrei lì come. Per carità, dà punteggio in più, tutto quello che vuoi. Però solo per un fatto di punteggio non lo farei. Tutti quelli che l'hanno fatto mi hanno detto che è un percorso che ti completa, che dovrebbero fare tutti, quindi sono a conoscenza di questo. Sono 5 anni di blocco, sì, di vincolo prima di passare al posto comune. E anche questo non è giusto. Nel senso che anche questo io così da esterna dico sì, ma se poi tutti gli specializzati prendono e passano al posto comune, da specializzati che c'erano non ce ne sono più. E quindi tu che fai? Fai specializzare un sacco di gente e dopo 5 anni te l'annulli. Però dall'altro lato dico sì, ma non è neanche giusto che tu dici a una persona sei specializzato su sostegno, fai sostegno tutta la vita. È un po' un macello, è un grande macello. E quindi è un po' un periodo così. Scusate se vi sto coinvolgendo in questi sproloqui, non so neanche se la salverò questa diretta, tanto cioè, non ha proprio utilità. Sì, se ci si deve iscrivere al TFA solo per il punteggio a parità di dispendio economico, tanto vale prendere l'abilitazione per le proprie classi di concorso. No, è un dispendio grande, cioè io non so adesso. So che da Ateneo ad Ateneo aumenta parecchio, però minimo basilare sono 2.800-3.000 euro. Una mia amica ha detto che il TFA a Bologna è stato poco utile per la professione, d'altra parte mi ha detto che è stato massacrante. Quello dipende molto, cioè massacrante dappertutto, per carità, però quello dipende molto dall'Ateneo in cui si fa. Mi hanno parlato benissimo del TFA a Roma 3. E molto molto bene, mi pare che mi abbiano proprio fatto il nome di qualche professore che c'è all'interno di quell'Ateneo che insomma ha reso l'esperienza particolarmente significativa. A seconda delle regioni i posti sono ridicoli, quindi assolutamente servirà il punteggio massimo. Allora, sì, Roma 3 è la mia università. Sì, Cinzia, mi hanno parlato molto bene del TFA fatto lì. Una persona mi ha detto: quando sei indecisa, lancia una monetina. Aspetta, prima che cade tu capisci cosa vuoi veramente. A me funziona. Anch'io sto finendo il percorso TFA e sono in crisi perché per lavorare dovrei spostarmi di regione. No, non è confermata l'assunzione da prima fascia. No, non è che io sia pessimista nei confronti del concorso, è che considero tutto, cioè considero tutto. E quindi cioè, considero qualsiasi cosa, considero pure rimanerci male, perché ci rimani male. Non lo so, sono in un periodo di crisi proprio a livello personale. Dico la verità. Vabbè, a parte il fatto che a me arrivano le mail, mi fanno molto ridere, dai coordinatori delle università estere che fanno prendere il TFA estero, e mi dicono, ti paghiamo anche l'aereo. Non sto scherzando, eh? Non sto scherzando.
Ti paghiamo anche l'aereo, tu vieni qui, l'hotel non me lo pagano. Adesso noi ridiamo, però insomma. Quando scioglierai questo dubbio? Quando scade la domanda? La domanda all'Università di Udine scade il 23, quindi domani. Non so se lo scioglierò. Per i primi 5 anni, sì, se entri di ruolo su sostegno, per i primi 5 anni sei vincolato al sostegno. Sì, io non mi voglio scagliare verso chi ha la specializzazione estera, per carità, però mi fanno molto ridere queste mail che mi arrivano, tipo, ciao, sono il coordinatore dell'università, boh, tu vieni qui 15 giorni e sei specializzato. No, 15 giorni, pare 3 settimane. Quanti punti dà il conseguimento del sostegno? Non sono informata per niente, non lo so. Ma quindi dopo i primi 5 anni sai se puoi cambiare di grado? Dopo i primi 5 anni puoi fare la domanda di mobilità. Io mi scaglio invece. No, cioè. Voi dovete capire il tenore delle mail che mi arrivano. Cioè, mi vogliono, che ne so, in Romania, in Spagna, in che, boh. Mi danno pure i codici sconto, cioè mi darebbero dei codici sconto con delle commissioni, tra l'altro, no? Tipo che se il TFA costa, sparo, 6.000 euro e tu lo compri col mio codice sconto Pinco Pallino TFA, il 10% di 6.000 euro, io per ogni persona sono 600 euro, capito? Cioè, la fanno anche. Fanno anche una bella proposta infiocchettata. L'ho trovato quella sbagliata. Io non gli rispondo perché se no. Insomma. No, alla domanda di mobilità non segue un concorso. Invece, se si vince il concorso, si può cambiare cattedra dopo un anno? No, normalmente col posto comune stai 3 anni nello stesso posto. A meno di condizioni particolari che ti farebbero ottenere un'assegnazione provvisoria da qualche parte. Però vabbè, questo poi vediamo. Quindi io ho questa cosa, il TFA in questo periodo che mi tiene così. Poi c'è il fatto che non abbiamo una data per l'orale, per cui io rischio seriamente di andare via di cervello, perché non avere un limite mi dà urto proprio a livello personale, cioè il fatto che io non so dove finisce tutta quest'ansia e non possiamo dare una fine. E anche perché, cioè, non sembrano avere fretta, vi dico. Non sembrano proprio avere fretta. Ci dirai subito se supererai il concorso? E che ne so se lo supero. Il problema è quando ce lo dicono. Chissà quando ce lo dicono. Ma io col solo diploma vecchio ordinamento posso inserirmi in graduatoria? Sì, se diploma ante 2002. Quindi non lo so, sono in un periodo molto complicato. Molto. E nel frattempo, il ruolo arriverà sicuro, ma scegli il come. La via, la mano tesa. Non hanno fretta assolutamente. C'è gente che è stata convocata ad agosto. Non mi dite così, mi sento male. No, ad agosto no. Ad agosto non ero ancora a conoscenza di agosto. Se ci sono convocati ad agosto, ditemelo, perché mi sento male. Mi sono prenotata le ferie il 2 di gennaio, ragazzi, non è possibile. No, non hanno proprio fretta. Allora, io sono. Vi dico questa verità, secondo me. Secondo me, al di là di quando finiscono gli orali e di quando cominciano, in certe regioni non hanno fretta e fanno bene a non avere fretta, perché in alcune regioni hanno bandito dei posti anche se non servono, onestamente. Cioè, ve lo dico proprio chiaro, ok? L'altro giorno una ragazza mi diceva che in Sicilia ci sono 8 sottocommissioni, quindi
quindi vuol dire 4.000 candidati circa, per un totale di posti ridicolo, ma al di là di questo sono dei posti che non servono nemmeno, perché la Sicilia ha delle GAE infinite, e vi sto parlando per primaria, per le altre classi di concorso non lo so. Il che significa che queste persone, poverine, si faranno un mazzo incredibile, aspetteranno di essere interrogate, trepideranno per avere i risultati del concorso e poi rimarranno in graduatoria di merito, perché quello sarà. Quindi in alcune regioni purtroppo la realtà è questa, almeno. Idem la Campania, sto parlando sempre per primaria, che è la classe di concorso che conosco di più. In altre regioni, vedi Veneto e Lombardia, invece, se non si sbrigano a fare questo concorso, a settembre le scuole sono vuote perché non hanno più da dove prendere gente. Non tanto per infanzia, almeno per il Veneto, ma per primaria sicuramente. E quindi alcune regioni dovrebbero avere un tantino di più il pepe al sederino di altre, ma vabbè. Posto comune primaria, le GAE in Veneto sono esaurite da un po', oppure in Lombardia. Le GAE di infanzia in Veneto ci dovrebbe essere ancora qualcosina, ma non mi ricordo. Ma voi considerate, Campania e Sicilia sicuramente hanno delle GAE lunghissime ancora. Quindi loro purtroppo, vi ricordate, noi più o meno è da un anno e mezzo che parliamo di sto concorso, no? Io penso che non vorrò mai più sentire la parola concorso dopo che lo finirò per 10 anni almeno, per disintossicarmi. Ma all'inizio, quando parlavamo di chissà dove verrà bandito, eccetera, eccetera, sia noi che tanti, noi nel senso di divulgatori social, sia tanti sindacati dicevano: attenzione, perché tanto non c'è bisogno in tutte le regioni, quindi farebbero cosa buona e giusta se evitassero di dare false speranze alle persone e bandissero posti solo dove ci sono. Ebbene, non l'hanno fatto, si sono messi a bandire posti ovunque. Quindi, effettivamente, a me piace sempre parlare molto chiaramente, ci sono persone che saranno dei vincitori in graduatoria di merito e che aspetteranno l'anno prossimo, tra 2 anni, non lo so quando toccherà a loro. Ma perché? Perché non era un concorso nato per tutte le regioni, perché non c'era bisogno in tutte le regioni. Poi che si faccia, oddio, non penso tanto per fare cassa perché comunque 10 euro costava. Sì, questa sorta di populismo che li ha portati a bandire dappertutto. Però realisticamente non c'è bisogno dappertutto. Quindi è così. Cioè, se tu superi il concorso, io parlo della Sicilia perché ho termini di paragone, cioè conosco persone che sono in GAE in Sicilia che aspettano il ruolo da 13-14 anni, ok? E lì ci sono delle GAE con 700-800 persone, e il problema è che non ci sono posti. Arianna, non lo so se farò il TFA, ve lo farò sapere, forse non ve lo faccio sapere cosa decido, ve lo faccio sapere dopo il concorso. Ciao, posso va? Non ce la posso proprio fare, ragazzi. È proprio un periodo. Considerate che è tornato l'inverno. Io sono tanto impaurita. Il mio primo concorso, ho paura di non riuscire a svolgere l'UdA. Sono indecisa se presentarmi o meno. Allora, vi dico questa cosa giusto per farvi ridere, poi ci salutiamo. Io sono in versione anonima, così sembra che faccio delle spedizioni per l'FBI, però io sono in diversi gruppi, e nessuno sa che ci sono, no? E quindi a volte assisto a conversazioni. Ho assistito a una conversazione in cui c'era ragazza X, non so chi sia, non mi interessa, che diceva: ah no, io vado in giro nei gruppi Facebook a dire che
Non mi presenterò a scoraggiare perché dobbiamo puntare su scoraggiare l'avversario, così si presentano meno persone, facciamo un discorso tipo fingiamo di non presentarci anche noi, così la gente si convince e poi noi, però in realtà poi noi ci presentiamo. Cioè siamo veramente a dei livelli allucinanti. Sì, vi posso dire una cosa, presentiamoci per piacere, perché sennò facciamo il gioco di quelli che scoraggiano. Beh, veramente una guerra tra poveri, è veramente una situazione tremenda. Io lo penso anch'io che ci sarà una buona parte di persone che magari non si presenterà, ma perché oggettivamente ci sono dei punteggi che partono già con meno possibilità di altri, ma questo non vuol dire che il voto dello scritto sia determinante in senso assoluto. Purtroppo, però, sto concorso sta tirando fuori il peggio dell'universo. Ed è così, cioè, se veramente se date un'occhiata ai gruppi che ci sono in giro, se date un'occhiata a cose che vengono dette, fatte, boh. Cioè uno si presenta, se la gioca, cioè avete idea che estrarre una traccia piuttosto che un'altra già è determinantissimo. Perché ci sono delle tracce allucinanti, ci sono delle tracce che ti danno molta più possibilità di essere creativo, eccetera, eccetera. Al di là del fatto che quando io sono andata ad estrarre, cioè io non sono andata per estrarre la lettera, ok? Io sono andata tecnicamente per assistere all'estrazione della lettera della mia classe di concorso, posto comune primaria Veneto. Arrivo lì, trovo aula vuota. Vabbè, sono arrivata 20 minuti prima, però dico: vabbè, ci sta, aula vuota. Ok, arriva la schiera dell'ufficio scolastico, mi trovano lì davanti, faccio: no, guardate, scusate, io sono qui per assistere all'estrazione. E loro mi fanno: sì, aspetti pure qualche minuto, poi la chiamiamo noi. Questi entrano, c'erano come si chiama? Il direttore dell'ufficio scolastico, il coordinatore delle commissioni e tutte le commissioni, un plotone di gente. Non fuori sincro. Praticamente niente, dopo un po' mi fanno entrare. E mi dicono, aspettate un secondo. Poi mi fanno entrare e mi dicono: sì, si può accomodare. Solo che di testimone esterna c'ero solo io. Quindi alla fine il direttore dell'ufficio scolastico mi fa: ma lei cosa ne dice se estrae lei? Faccio: vabbè, ok. Ha voluto pure un documento. Mi state dicendo che non mi sentite? Uffa. Qualcuno non mi sentite? Ma mi sentite? Ok. E niente, praticamente mi ha chiamato, ha voluto pure il documento, ha controllato che io fossi una di quelle che aveva passato lo scritto. Perché a quanto ho capito potevano assistere solo coloro che hanno passato lo scritto. E nel frattempo, siccome questa estrazione doveva avvenire alle 15 spaccate precise, eccetera, nel frattempo loro parlavano tra di loro, ma non in maniera segreta, parlavano, erano lì tutte le varie commissioni. E allora io li sentivo parlare, ovviamente io zitta nell'angolo, che facevo, mannaggia, devo estrarre io, potevo stare a casa oggi. E loro parlavano e dicevano: il direttore dell'ufficio scolastico ha snocciolato un po' di numeri degli ammessi alla prova orale e faceva: ah sì, perché noi dobbiamo predisporre il triplo delle tracce rispetto ai candidati. Quindi faceva: guarda, sono più o meno 6.500 tracce. E un'altra professoressa faceva: beh, ma sarà inevitabile che le tracce si somiglino tra di loro. E lui faceva: sì, beh, è ovvio, cioè un insegnante neanche dalla prima alla quinta fa 6.000 lezioni in tutto il ciclo di scuola primaria, no? Quindi loro praticamente dicevano che devono predisporre queste tracce e che danno già per assodato che in molte tracce
ci saranno veramente delle sottigliezze diverse, perché sarebbe impossibile inventarsi 6.000 argomenti completamente diversi l'uno dall'altro. Però ovviamente, e anche questo dicevano, alcuni ambiti sono più ostici di altri, ti danno meno possibilità di spaziare, eccetera, eccetera. Ecco, in Lombardia circa 12.000 tracce. No, non mi ha riconosciuto nessuno, per fortuna, e spero che non succeda mai. Per carità, no. Infatti non dirò quando avrò l'orale, perché non voglio, no, già per lo scritto, con tutto il bene del mondo, però io stavo morendo e non voglio avere, per carità. Ma sì, ma presentarsi è giusto per un po' di training, ma anche presentarsi per dare una completezza all'esperienza, cioè dopo che ci facciamo un mazzo da mesi. Perché io dovrei stare a casa? Spiegatemi perché. Cosa ho vissuto quest'ansia a fare? Almeno, se mi danno un punteggio che non mi merito, mi prendo la soddisfazione di arrabbiarmi. Se mi danno un punteggio che mi merito, mi prendo la soddisfazione di essere contenta. E quando esco da là, mi prendo la soddisfazione di andarmi a bere uno spritz in pace. Ok? Dopodiché, se mi convocano quando sarei in ferie, mi prendo la soddisfazione di battere la testa al muro. No, ma poi non la fai la figuraccia non la fai. Non la fai perché l'ansia è più forte di tutto, cioè l'ansia ti attiva. Può capitare che tu non sappia esattamente rispondere a quella domanda, ma da qui a non fare, cioè a fare figure no, no, no. Perché poi alla fine è l'istinto di sopravvivenza, ti arrampichi sugli specchi come 100.000 gatti tutti insieme, in qualche modo ce la fai. Io penso. Alla malparata si prova, si va e si vede, sì, esatto. Va bene, io vi sto tenendo qui da mezz'ora a parlare del nulla praticamente. Una volta dovevo studiare, poi arriva Caterina e mi blocca il PC. Ciao, buono studio. Ah, signore, ragazzi, che roba. Vabbè, niente. Io devo tornare a scuola oggi pomeriggio. Ho 2 ore di colloqui se va bene. Se va male, ordiniamo la pizza e ceniamo a scuola. E poi, niente. Mercoledì andiamo in uscita. Qui è tornato l'inverno. Avevo tolto il piumone nel letto e l'ho rimesso. Tutte belle notizie, devo dire, tutte belle notizie. Devo vedere i tuoi video di preparazione delle UDA. Sei riuscita a prepararle ex novo? Sì, ho fatto sia il video per infanzia che quello per primaria. Quello per infanzia mi volevo buttare dalla finestra perché dopo 1 ora e mezza di registrazione mi sono accorta che stava registrando la schermata fissa e non tutte le schermate che cambiavo. Cioè, vi giuro, mi volevo buttare dal primo ponte che trovavo. Anche qui 15 gradi in meno. Allora, mi è venuto facile. Le simulazioni che ho fatto, intanto ci ho messo circa 1 ora e 40, pensando ovviamente non alla forma, ma solo alle attività. Aspettate che c'è una ragazza che mi scrive, per punteggio maturato in paritaria serve inserire il contratto, serve attestato? No, inserisci i termini del contratto. Ci ho messo 1 ora e mezza circa. Facile non è stato facile. Più che altro mi sono accorta che c'è veramente da analizzare ogni virgola della traccia. Perché nei prossimi giorni ve lo faccio anche un video in cui analizzo bene le tabelle di valutazione di primaria infanzia. E uno dei criteri più importanti in assoluto è l'attinenza alla traccia, quindi qualsiasi cosa ci sia là dentro, tu devi tramutarla all'interno delle attività. Quindi
Quindi, per dire, dopo aver pianificato tutte le attività, ero lì che me le ricontrollavo, che facevo, ah, ma questo allievo così, la può fare questa attività, la può fare questa, la può fare questa, se no c'erano tutti gli aggiustamenti da fare. Più che altro è quello, cura nel dettaglio, e penso che in quelle 24 ore sarà molto complessa da tenere. Lo dicono subito il punteggio dell'orale, sì. Cioè, nella stessa mattina. Qualcuno ha nevicato. Per abbonarsi come si fa? Trovate il link dell'abbonamento nelle storie in evidenza. Ma per le TIC tante, tante difficoltà onestamente non ho incontrato perché ho abbastanza familiarità con i software, cioè li uso quotidianamente, quindi quello no. Se è come la scorsa volta, si affiggono fuori appena finiti. Saranno le 24 ore più difficili della mia vita. Ci saranno domande di legislazione. Se non pesco una domanda di legislazione, mi metto a urlare. Io penso che mi metterò a urlare. Tra l'altro, l'altro giorno a scuola stavamo facendo il riordino delle aule. E a un certo punto abbiamo trovato una cesta piena di peluche. E io ho salvato questi due. Che ho subito prontamente lavato, mi dispiaceva tantissimo. Non è nuovo, si vede. Però. Allora. Volevo chiederti, posso aggiungere il mio servizio della paritaria alle GPS? Sì, certo. No, non so quando sono convocata. Devo dire la verità, probabilmente il Veneto a 360 gradi non ha ancora dato notizie, non ha ancora mandato convocazioni, non vorrei dire sciocchezze, però credo che stiamo ancora in fase preparatoria. Commissioni penso che siano formulate dappertutto, ogni tanto arriva qualche rettifica di commissione, eccetera, eccetera. Per cui, devo dire la verità, tra le regioni che hanno una mole più grande di candidati, io so che la Lombardia ha iniziato a convocare. La Campania pure, mi pare. Lazio ancora niente commissioni. Ok. No, no, ci sarà da aspettare. Chi ha un cognome con le lettere finali farà tardissimo col caldo estivo. Purtroppo sì. Purtroppo sì, io spero veramente che non sia agosto, ma sul serio. Dove hanno iniziato gli orali sostegno primaria? Oddio, se non erro nei prossimi giorni in Puglia cominceranno, tra domani e dopodomani in Puglia e non so se anche Lombardia. Oggi iniziano primarie in Puglia, ok, no, non pensavo domani. Okay. Io preferisco più in là che ora. Allora, io a tavolino avrei detto fatemelo fare subito. Poi ho detto sai che c'è, aspettiamo un attimo. Perché comunque non ci sono mai stati orali di questo tipo. Nel senso che la prova scritta, così come noi l'abbiamo sostenuta con un programma generico, non c'era mai stata prima e di conseguenza non c'era mai stato un orale prettamente disciplinare così. Quindi, detta molto semplicemente, molto egoisticamente, dico, vabbè, se mando avanti qualcuno a capire un po' come funziona, forse è meglio. Cosa cucini? Sdrammatizziamo. No, ho già mangiato, ragazzi, già mangiato. Alle 14 rientro a lavoro. E poi stasera non so a che ora finiamo, dobbiamo fare l'ultima tornata di colloqui che ci separano dalla fine. Allora, non mi sento pronta neanche per l'UDA, figuriamoci per le domande disciplinari. Io spero di arrivare a luglio perché maggio è un mese super denso alla secondaria.
Sì, in tutti gli ordini scolastici in realtà maggio è un po' un disastro, cioè io penso a me, GLO finale, Invalsi, chissà che altro arriverà. Ma poi l'idea di faticare come i matti per non vincere. Ma in realtà pensiamo a fare il concorso, poi si penserà a vincitori, idonei, poi ve l'ho già detto tante volte, poi si apre una gran partita politica più che politico-sindacale per quanto riguarda la questione dei vincitori, degli idonei, eccetera, eccetera. Dobbiamo dare tempo al tempo, intanto concentrarci sulla prestazione del concorso e poi capire. Sì, va bene, la salvo la diretta. Ma è vero che ci sarà la mattanza agli orali perché troppi passati allo scritto e pochi posti? La mattanza no, in realtà io non penso, guardate, io non penso che i professori, comunque i commissari, come li volete chiamare, siano lì per fare la mattanza, proprio che gli abbiano dato mandato, andate e distruggeteli tutti. Penso che faranno il loro lavoro e che attribuiranno i punteggi sulla base di quello che sentiranno, non hanno neanche un compito facile perché in pochi minuti... E poi penso che la matematica farà il resto, ma non penso che i commissari si metteranno lì a dire aspetta, dobbiamo fare delle domande più arzigogolate perché dobbiamo selezionarli a tutti i costi. Io penso che saranno degli esseri umani che faranno il loro lavoro cercando di farlo al meglio possibile, tra l'altro con tutte le loro difficoltà. Non vorrei neanche essere nei panni della commissione, devo dire la verità, in generale, perché un po' dico, cavolo, io mi devo giocare tutto in mezz'ora. Un po' dall'altra parte, se fossi dall'altra parte, direi, però io devo essere in grado di cercare di capire se questa persona ha delle competenze tali da poter essere mandata in classe in 20 minuti, mezz'ora, che non è proprio banale. Io non penso che siano lì mandati per uccidere, ecco. Ma no, non è che vanno lì per bocciare, attribuiranno dei punteggi, faranno la somma e poi il resto lo farà la matematica, ma non loro come persone lì per bocciare a tutti i costi. Anche perché se l'esito dello scritto è stato di un tipo piuttosto che di un altro, non è mica colpa loro. Non è che quando si insedia la commissione il presidente dice: bene, dobbiamo bocciarli tutti a tutti i costi. No, cioè il numero di posti non l'hanno deciso loro. Cioè, loro attribuiscono punteggi. Poi il punteggio viene passato ad un ufficio, a un team di persone che faranno una graduatoria finale, punto. Non è che loro prendono un incentivo per ogni persona che bocciano. Non credo proprio. Chi ha la laurea in scienze della formazione deve fare preselettiva per il TFA? Sì. Va bene, ragazzi, io vi saluto perché sono le 12:59. Mi prendo mezz'oretta e poi mi avvio di nuovo verso scuola. Per cui niente, sì, penso che ve la caricherò questa diretta, rimane ai posteri il mio sfogo iniziale. Quindi nulla, buon pomeriggio a tutti.